Dobbiamo sperare che più avanti ci sia un'altra via di fuga. Non preoccuparti, ti spiegheremo tutto dopo. E quando sono arrivati questi? Ah! Ecco aperto, entrate. Mi sembra di aver già visto questo posto. Non è la stanza in cui si restringono le pareti? Non credo che il compattatore di rifiuti si attivi proprio in me. Disattiva il compattatore di rifiuti. Password errata, password errata, password errata, password errata. Password è corretta. Pestero 2, attiva la nave! All garrisons, be advised, GT419 is now online. Non fatevi colpire! Che intuizione, Irene! Ah, un carrello! Potrebbe esserci qualcosa di interessante. Sai, non credo ci sia il tempo. C'è sempre tempo per prendere un carrello. Lei non è. Le due, inizia il decollo! Sparate, sparate! Zitto e corri! State tutti bene? Sì, guarda, tutto perfetto! Ma come diavolo ti è venuta in mente quest'idea? Dai, non è successo niente di grave. Oh. Cos'è stato? Quante volte ti devo dire che la tua lingua non la capisco? Siamo finiti. Come ho fatto a non pensarci? Dai, ce la possiamo fare. Flavio, sono due navicelle dotate di cannoni e i piloti sono stati addestrati a sparare fin dalla nascita! A quanto pare questi caccia non sono una buona cosa. Bene. Chi di voi ha la mira migliore? Io, Dario! Veramente non penso che io abbia... Stai zitto e spara con me! Ok, credo di essere pronto. Io pure! Aspetta, non ce n'erano due? Eccole là! Flavio, che cosa significa là? Giù! Dove cavolo è l'altro? È qui da me! Flavio! Flavio, stai bene? Sì, sto benissimo. Bene, quindi è tutto nelle mie mani. Se solo ci fosse una strana forza a guidarmi. Dai, è stato divertente. Hai ucciso delle persone! Scusa, tu nella morte nera che hai fatto? Sì, ma non mi divertivo mica! Però se non li avessi uccisi, ora saremmo tutti morti. Ok, ragazzi. Fra poco arriveremo finalmente sulla Terra. Certo che siamo stati scarsi sulla Morte Nera. Se queste avventure dovessero diventare la normalità, dovremmo essere molto più forti. Avete ragione. Ehi, puoi montare qualche manichino così si esercitano a sparare? Io vorrei allenarmi un po' con la spada laser. Va bene, ti aiuterò io. Pew, 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 pew.
possono essere usate per allenarsi. Che intendi? Ah! Oh, mi aspettavo facessero più male. E infatti lo fanno. Solo che in questo caso, molto meno. Alcuni blaster hanno tre modalità: letale, stordimento e tortura. Sto usando tortura adesso. Ah, bene. Forza, iniziamo. Aspetta, non dovrei mettermi qualcosa per coprire gli occhi e cercare di parare i colpi comunque? Ma sei scemo? Come fai a parare i colpi se non li vedi? Dai, iniziamo. Bobo! Comunque, perché prima hai detto non voglio perdere anche voi? Non ha importanza. Dai! Bobo! Fa comunque male! Bobo! Mio apprendista, ti stavo aspettando. Cos'hai da riferirmi? Non sono riuscito a ucciderli. Mi sono sfuggiti. Parli dei mocciosi che si sono intrufolati qua dentro? Sì, mio signore. Sei stato fortunato in realtà. Ricorda che potrebbero avere la sua protezione. Non sappiamo ancora cosa sei in grado di fare. Però il fatto che tu ti sia fatto scappare delle prede così misere mi fa pensare che tu ti stia rammollendo. Stai diventando debole. La tua età non riesce più a sopportare la vita da signore di Sith. Vi prego di scusare la mia intrusione. Grand Moff Tarkin richiede la sua presenza, Lord Fener. Vuole discutere sull'operatività della Morte Nera. Da quel che dice, ancora non è possibile utilizzare il raggio in grado di distruggere i pianeti. La superarma. Mi perdoni, mio signore. Devo andare. Vai pure. Mi raccomando, Fener. Dimostrami che ho ancora bisogno di te. Sì, sto benissimo. Non mi piace questo completamente. Potevi almeno provare a sparare. Mai. E tanto nulla, non la devo fare ancora. No! Cado! E infatti... Non dovrei mettermi qualcosa sugli occhi e cercare di coprire... Dico... Bang! No, più forte! Ciao a tutti, chiunque sia un albero. Ciao a tutti, chiunque sia un albero. Ciao!